solito arrivo prima io in spiaggia. No, io! Ciao, Zoe! Ciao, Zoe! Su, Elsie! Giornata ideale per una nuotata. Già, anche perché oggi è l'ultimo giorno di vacanza e vorremmo uscire in mare con il kayak. Scusami tanto, Su, ma non oggi. Abbiamo riverniciato i kayak. Devono essere impermeabili. Oh. Che peccato. Ti propongo una cosa, Su. Andiamo a comprare un kayak. Mi pare di averne visto uno l'altro giorno dal signor Zoe. Wow! Sei sicuro, nonno? Certo, sicurissimo. Sarà il kayak di famiglia e potremo usarlo ogni volta che vorremo. Fantastico! Però potrei usarlo anche tu, Elsie. Grazie, Su. Forza, allora. Andiamo dal signor Zoe. A più tardi, Zoe. Torneremo presto con un kayak ultimo modello. A dopo. Ciao! Vuole dire che non le è rimasto nessun kayak? Oh, temo proprio di no. Tuo zio Xavier è venuto a comprare l'ultimo stamattina. Oh, avevo così voglia di andare in kayak oggi. Al mare ci si può divertire in molti modi, Su. Giusto. Da un'occhiata in giro per vedere se c'è dell'altro. D'accordo, nonno. Che c'è, Puck? Guardate! Vedo che hai trovato la mia nuova varietà di canotti. La navicella piace proprio a tutti. Signor Zoe, va bene se lo uso al parco acquatico? È pensato proprio per quello. E puoi sempre sgonfiarlo quando non lo usi. E costa meno di un kayak. Allora, Su, cosa hai deciso? Prendiamo la navicella spaziale? No! Lo squalo! Oh, capisco! Guarda che denti affilati! Oh, sì! Grazie, signor Zoe! Grazie, nonno! Speriamo che nessuno pensi sia vero! Ti piace il mio squalo, Puck? Wow! È bellissimo il tuo squalo, Su! Ciao, Zack! Stiamo andando in spiaggia con il mio squalo. Vuoi venire con noi? Se ne prendi uno anche tu, possiamo fare una gara! Oh, sì! Papà, posso prendere la navicella spaziale? Ti prego! Certo che puoi, Zack! Oh, grazie, papà! Ecco Zack, l'uomo spaziale in viaggio verso l'ignoto! Non vede l'ora di fare una gara? La mia astronave spaziale ti batterà, squalo! Ma loro hanno fatto le loro scelte. Tu cosa vuoi, Elsie? Ti piace qualcuno di questi? Oh, grazie! Ma la mia mamma me l'ha già comprato. Oh, possiamo passare a prenderlo? Certo che possiamo. Forza, andiamo. Sì! Divertitevi! Grazie! Sì. Elsie! Elsie! Mio nonno ha trovato la tenda. Prepariamo il campo. Dov'è? Da quella parte. Dove sta il nonno? Oh, ne abbiamo viste delle belle al tempo io e questa tenda. Nonno, come si fa a costruirla? Oh, in questo modo. Poi dobbiamo metterne uno in cima. Bene, tenetelo fermo. Mentre io... Non è poi così facile come ricordavo. Bene, adesso mettiamolo sopra. Mi fa tornare indietro nel tempo. Ricordo quando sono andato in campeggio nel cuore dell'Africa nera. In Africa? Quando? Oh, molto, molto tempo fa. Facevo parte di una spedizione nella giungla più impenetrabile e oscura, proprio con questa tenda. E una notte mi sono ritrovato circondato da feroci animali selvaggi. Che tipo di animali selvaggi, nonno? Oh, sapete, il solito tipo. Grandi e feroci con denti affilati. E poi, cos'è successo? Mi hanno divorato con tutti gli stivali. Nonno! No, certo che no. Quello che dovete sapere sugli animali selvaggi
È che di solito hanno paura di voi tanto quanto voi ne avete di loro. Così, quando mi hanno circondato, ho deciso di fargli prendere uno spavento. In questo modo. È così che si fa con gli animali selvaggi. E adesso facciamo il campeggio. Nonno! Ecco fatto. Questa sì che si può chiamare una vera tenda. È bellissima. Oh no! Abbiamo dimenticato una cosa. Le provviste. Non può essere una vera escursione senza niente da mangiare. Hai perfettamente ragione. Ho un'idea. Sistematevi dentro e io vado a prendere le provviste. Grazie, nonno. Oh, e assicuratevi di rimanere in guardia contro gli animali selvaggi. Ma certo. Non si è mai troppo prudenti quando si va in campeggio. Andiamo a fare un giro? Io non ce l'ho la bicicletta. Già, è vero, non ci pensavo. Non la puoi prendere in prestito? Forse. Nonno, come fai a trovare le cose qui dentro? È semplice, io non butto mai via niente. Così so che se cerco qualcosa deve essere qui da qualche parte. Sposto uno scatolone qui, e poi ne sposto uno qui e... Eccola, trovata! Non è uno splendore? La mia vecchia bicicletta! Il cestino mi sembra un po' grande. È utilissimo! E il sellino è un po' alto. Lo posso mettere alla tua altezza. Ho paura che sia troppo grande per me, nonno? Oh, niente affatto! Con qualche piccola modifica sarà perfetta per te. Ciao, Elsie! Ciao, Zach! Oh, wow! Quando l'hai presa questa bellissima bicicletta? Ieri me l'ha regalata la mamma. Come sei fortunata, Elsie! Oh! Lo so! Oh. Oh, dovrebbe essere l'altezza giusta per te. Provala, vediamo se va bene, su. Bene, arrivi a toccare i pedali e a tenere bene il manubrio. Ma la gomma davanti è sgonfia. È solo un buchetto. Peccato, allora non potrò andare in giro con la tua bici, nonno. Sciocchezze, il foro sarà riparato in men che non si dica. Oh, ti ho mai raccontato di quella volta che ho vinto il Grand Tour della montagna proprio con questa bicicletta? Ah, su, che giorni meravigliosi. Andiamo a giocare sull'altalena, Elsie. Scusa, Zach, adesso non posso. Sto aspettando su. Che bello! Giochiamo sull'altalena tutti e tre insieme. Su e io andiamo a fare un giro in bici. Oh, un giro in bici! Che bello! Posso venire anch'io? Ma tu non ce l'hai la bicicletta, Zach. Nemmeno su. È andato a farsela prestare. E posso farmela prestare anch'io? Ma su sarà qui tra poco. E non fa niente, vi posso sempre raggiungere. Un'altra volta, Zach. Quando avrai la tua bicicletta, andremo tutti i giorni in bici insieme, te lo prometto. È tornata come nuova. Grazie, nonno. Perfetta.
Zoo!